Brambilla 5 Stelle. Si prepari poi a intervenire il consigliere Santoro. Scusate Grazie la voce. Presidente. È triste dover avere un'interlocuzione con dei banchi vuoti ogni volta sugli articoli 37. Noi siamo più o meno abituati. Allora io cercherò di rivolgermi alla città e all'amministrazione. Questa è una città meravigliosa, una città veramente meravigliosa, una città nella quale si fanno cantare i pennuti a Piazza del Plebiscito, ma non si fanno cantare gli usignoli a Chiaia. È una città dove si fanno friggere e cucinare sul lungomare a gratis o quasi i commercianti, ma si impedisce a dei ragazzi e dei giovani, degli artigiani, di vendere una volta all'anno il frutto del proprio lavoro su delle bancarelle. È una città meravigliosa dove si inaugurano dei canili un anno fa in Pompa Magna, forzando l'apertura al 1 ottobre, comprando il giorno prima le apparecchiature di segnaletica della sicurezza, e poi questo canile è fermo e chiuso da un anno, non si sa cosa si farà di questo canile, però poi si prende il premio come città modello nella cura della tutela degli animali. È stupenda questa cosa, veramente è una città meravigliosa dove vivere e dove assistere a queste cose. È una città dove da 2 anni e mezzo c'è un'impalcatura, succede un incidente, in giro di 2 giorni si rifà questa impalcatura, ma non si capisce chi ha firmato la staticità di quell'impalcatura, chi ha autorizzato la riapertura di quella galleria. Sono 2 anni e mezzo di lavori con milioni di euro già stanziati fermi, noi rischiamo di andare a perdere pure quelli, ma va tutto bene, va tutto bene. È una città incredibile dove nelle commissioni ci vengono a dire che se Napoli è allagata o se ci sono delle strade con l'acqua, non è perché ci sono le saettelle appilate, no, no, in Via Acton, ragazzi, è uscito il mare, voi non avete capito, quando ci si è allagata Via Acton è perché il mare è esondato e ha occupato Via Acton, non era perché hanno fatto i lavori e hanno tappato le caditoie, no, è uscito il mare, è uscito il mare, è una città meravigliosa, è una città dove il sindaco dichiara, va boh, ma qual è il problema? C'è da fare un concerto, c'è da fare un palco. Sono brutti e cattivi quelli che non ci fanno mangiare l'emozione di un concerto perché ci sono delle autorizzazioni. E quindi tutti i cittadini stupidi che quando devono fare un lavoro straordinario a casa loro chiedono il permesso. Quando gli stupidi pagano il passocarraio a casa loro e lo rinnovano ogni volta e lo devono affiggere fuori. Sono stupidi perché non si mangiano l'emozione. Perché a Napoli si può fare qualunque cosa. Voi vi siete incastrati con questa amministrazione, in questa maggioranza, nelle vostre contraddizioni, nelle vostre contraddizioni, dove c'è un gruppo che sbandiera una battaglia contro la gentrificazione del centro storico, però poi approvano una variante al piano regolatore che consente di fare due, tre, quattro stanze per fare bed and breakfast. Abbiamo quello che sta succedendo a Venezia, dove non si affitta più alle persone italiane, ma si affitta solo a stranieri, dove ci sono solo bed and breakfast. Abbiamo smembrato quella che era riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio, non certo le case, ma la gente del centro storico che faceva parte di quel riconoscimento. E poi cosa succede? Scopriamo che l'assessore è titolare di un bed and breakfast e che se l'è fatto a casa sfruttando quella delibera. E poi però si va in strada a dire il contrario. È una città meravigliosa e io sono contentissimo di stare e di aver scelto questa città meravigliosa. Però io voglio delle risposte da questa amministrazione. Ma le regole dello stare insieme civile, le regole dettate da un'amministrazione, valgono sempre o quando fa comodo? I vigili sono cattivi quando fanno rispettare la legge e sono buoni quando chiudono un occhio per far mangiare l'emozione al pennuto di turno o cosa? Un ex magistrato che dichiara quelle cose in televisione è vergognoso, ma qual è l'idea di legalità che c'è in questa città? Qual è l'idea di legalità che sta in questa città? Se io sono un'associazione che voglio proporre una cosa o fare un concerto o fare un mercatino, mi viene impedito da questa amministrazione per la lungaggine burocratica. Se invece sono o il pennuto, o un amico del pennuto, o un amico degli amici, io in 2 giorni riesco a fare tutto. Vi siete incartati con questo modo di fare e le contraddizioni vi stanno scoppiando in mano all'interno della stessa maggioranza.
Chiudo. Vedo che probabilmente i nuovi assessori si sono adeguati allo stile che è consono di questa amministrazione, a parte ovviamente l'assessore Galliero che vedo in aula. Oggi mancano, ci sono i banchi vuoti perché mancano i due pilastri che sono sempre seduti a questo lato dei banchi, Palmieri e del giudice. Poi sarà interessante vedere chi discuterà le delibere, perché ci sono un 60% di delibere che dovranno discutere tre assenti, quindi sicuramente non avrete la possibilità di discuterle, a meno che il vice sindaco sia il tuttologo, e quindi il vice sindaco tuttologo ci illustrerà tutte le delibere, le 38 quante sono delibere di ratifica e di somma urgenza presenti oggi all'ordine dei lavori. È incredibile, anche qua, sempre le contraddizioni di questa meravigliosa città, di questo meraviglioso mondo del sindaco De Magistris. Tutte delibere di ratifica coi poteri del Consiglio, quindi fatte dall'amministrazione, e viene chiesto di ratificarle in aula e non c'è l'amministrazione. Mi accaprono, mi inchino a questa mancanza di rispetto non solo delle regole, ma istituzionale. Cioè, è come se voi in questo momento ci state dicendo, con voi o senza di voi, noi facciamo quello che vogliamo. Facciamo quello che vogliamo. Forse qualcuno, da qualche settimana a questa parte, vi sta dicendo, attenzione, che proprio quello che volete non riuscite a fare. Io mi auguro che ci sia un cambio di rotta e che tutti i cittadini napoletani vengano messi sullo stesso piano. Non come la livella di Totò quando saremo morti, ma umilmente magari ambiremmo in vita ad avere le stesse possibilità a tutti. Quindi è un invito anche a questa amministrazione di dare le stesse possibilità a tutti i cittadini quando vogliono godersi e mangiarsi un'emozione in questa città. Grazie.